Buonasera a tutti ragazzi, se fosse un giorno normale saremmo sui campi probabilmente o a vedere una partita o allenarci o riscaldarci per poter giocare. Abbiamo deciso con Alessandro Randazzo e Gaetano Gorgona di fare una piccola diretta. Ciao, ciao, ciao. Prontissimo. Ciao Vai. Eugenio, capitano del Ciao. Fusca Danis FC Silver. Hai Cosa fai? risposta però alla maglietta della Virtus, solo le Alpi. Una domenica triste, senza basket, senza niente, veramente. Io ormai ci abbiamo fatto un po' l'abitudine. Però sport sto guardando un sacco di vecchie partite. Recentemente ho visto proprio quella che poi io dico sempre è stata la partita che mi ha fatto innamorare del basket. Avevo 8 anni, la semifinale di Atene 2004, Italia-Lituania. Quando ho avuto la possibilità di conoscere Soragna e Basile quando giocavano a Capo d'Orlando, è stato bello poter cambiare qualche parola con loro. Fortitudo Virtus, ho detto che sono un po' imparziale, però nel profondo sono virtusino, quindi non me la prendo per la maglietta della Virtus. Messaggio positivo per questo periodo. Ma dai, continuate tutti quanti ad allenarvi, così quando torneremo sui campi ci sarà da divertirsi. Dicevi che sei come un sindaco, sei come il sindaco perché fai ovviamente dei messaggi. No, perché il capitano del Cuscatagna è un'autorità, cioè, la interpreta anche bene Eugenio, quindi al di là di tutto, bravo, no? Mi piace come giocatore, come persona, sono contento. Rientrare in campo quando sarà questa possibilità? Ah, facciamo i sondaggioni tipo. Sì, magari fanno magari degli spareggi, qualcosa del genere. Chissà. Un mese pieno pieno proprio di basket che poi non ne puoi neanche più. Liana Leo, numero 7 della Rainbow Catania, guardia. Dai. Ciao Robby, tutto bene, tutto bene. Ti stai un pochino tenendo in Sì, forma? io sì, un po', non tantissimo, anche perché prima un po' di più, sinceramente, poi quando hanno sospeso i campionati ho un po' mollato la presa. Naturalmente io sto facendo il corso con Antonio e Peppe Marchesani, certo la palla mi manca tantissimo. Infatti, comunque quest'anno alla fine siete prima in classifica, si chiude la prima in classifica. Già, ci sarebbe stato il meglio adesso, cioè la competizione fra noi e Patti sarebbe stata veramente bella da vivere. Patti comunque ha costruito una bellissima realtà, noi quest'anno abbiamo fatto le cose veramente bene, eravamo molto veramente cariche. Ragazze Sì, no, americane. ma per fortuna erano tornate in America, no, magari torneranno, non so quando, ma torneranno. Buon pomeriggio. Vai Gaetano, noi facciamo gli stacchetti. Che dietro la passata Acquaragusa c'è veramente poco in Sicilia in La passata all'Acquaragusa è una realtà pazzesca, io ho avuto modo di vederla un po' più da vicino, per il resto è un po' difficile perché se non hai qualcosa di ben avviato, il mondo della pallacanestro femminile è un po' difficile per progredire, andare avanti. Il mio indirizzo per ascoltare il mio podcast è Pink and Roll. Davide Di Masi iniziò a giocare tardi, cioè lui ce lo raccontava sempre questa cosa che ti faceva capire, va, che non è tanto l'età quanto la voglia che dimostri. Gianmarco Signorello, Di Masi una stella, Vittorio Mazzerbo dice che Gaetano complimenti per i capelli, trova bene, questa è una cosa anche carina del tuo coach. Voglio il Balotelli di Catania, dov'è? Ma chi? Marco Pennisi? Di Masi, non sbaglio, un libro dal 95, dice Gabriele È Buonaccorsi. benissimo. Ci scrive Tommaso Marraffa, giovane giocatore delle giovanili dell'Orlandina, e dice che ne pensiamo della Challenge LNP. Secondo me è un'iniziativa veramente geniale. Nell'Orlandina fanno vincere Triscio, non mi vedo più una partita dell'Orlandina fino a quando sono vivo. Brazzara, vice allenatore del Gravina di Serie C. Ciao Fabio! Ciao a tutti, diciamo la mia quarantena è un po' a metà perché per metà lavoro, per metà mi vivo casa e tutto quello che tutti noi stiamo vivendo. L'estate, se non c'è il torneo al campetto, non è la stessa estate, Valdo. Quindi speriamo No, che. assolutamente, assolutamente. Leggevo l'altra volta commenti su Instagram di Giorgio Guadalupi, di Gabriele Signorino che si scrivevano speriamo se facciamo il torneo, si volevano mettere insieme, io ve lo sconsiglio perché comunque siete due teste troppo calde, ero scritto che ci stiamo lavorando e che il pensiero c'è. No, io volevo semplicemente proporre l'idea di farlo 3 volte il torneo quest'estate, tanto la voglia di Recuperare tutto il tempo partecipare è perduto. triplicata. Sarebbe un'idea, lo potremmo fare sperando di uscire presto, giugno, luglio, agosto, così. Un tour de force. Perché in questo momento ce lo meritiamo tutti, ne abbiamo tutti desiderio, tutti la voglia, quindi Con grazie a noi. voi, è stato un piacere. Grazie. Se riusciamo, proveremo a fare magari utilizzare qualche altro programma. Nulla, mi sono divertito. Ringrazio Grazie poi ci a te. avete ascoltato. Se vi è piaciuto, fateci sapere, così torneremo magari anche più avanti e faremo qualcosa di un pochino più strutturato. Grazie a tutti, grazie.